Giuseppe Silvestri a ricordarci quello che fu il carnevale dell'anno scorso, solo questa bella giornata di sole e qualche mascherina. Sì, è ovviamente tutto sospeso, i carnevali e anche la vita è letteralmente sospesa, perché la prima cosa è quello del diritto alla salute. Comunque i carnevali sono sospesi, ma sono vivi nelle comunità irpine, e quindi è un fenomeno culturale che va sostanzialmente promosso a tutti i livelli. Il carnevale è sospeso, ma è un controsenso, tra virgolette, dire che il carnevale è sospeso, perché il carnevale è vibrante comunque sotto traccia. E le comunità in questo momento di sospensione si stanno interrogando sul senso del proprio carnevale e delle proprie radici, ancor di più perché non possono entrare in strada, non possono dare sfogo a quella effervescenza performativa che fondamentalmente il carnevale è. Quindi c'è un'esigenza culturale di fondo che il presidente Silvestri, insieme a me, che rappresento in questo caso il laboratorio Annabella Rossi e l'Università di Salerno, sta accogliendo per costruire una sorta di modalità di riflessione scientifica approfondita, per ricostruire e costruire di nuovo la storia dei carnevali, che sarà da qui agli altri 50 anni, ai prossimi 50, ai prossimi 100 anni, per parlare del carnevale, di questo tipo di carnevale, di questi carnevali ancora. Fondamentalmente questa è la strada che l'UMPLI ha deciso di percorrere e provare a costruirla insieme all'Università di Salerno. Questo è quello che probabilmente determinerà la fortuna dei carnevali da qui ai prossimi 100 anni, probabilmente.